Noi siamo quelli della libertà. Io sono Stefano Benedetti, lui è Federico Terenzi. Buonasera a tutti, pronti e carichi, eccoci. Beh, ci ha tenuto compagnia durante praticamente tutta la quarantena, no? L'abbiamo fatto suonare, cantare, Tutto, pure ballare, tutti, abbiamo tutto, tutto. fatto fa tutti, i cani, i gatti. Francesco Baccini, come stai? Ehi, Ciao ciao a Francesco! tutti, come state? Alziamo un po' Francesco che non si Mi sente. sentite? Adesso è un po' meglio. Come stai, Francesco? Tutto bene, siamo qua in questo momento storico allucinante che prosegue, siamo qua, siamo avanti. Francesco, che hai l'auricolare? Io in questo momento ho l'auricolare e sto parlando attaccato al Attaccato microfono. all'auricolare, sto diventando sordo, che devo È l'età, fare? è All'età, l'età, all'età, all'età. ragazzi. Non parlate di età perché ci abbiamo Claudio Nofri, Ecco, Claudio! bravi, bravi. Ciao Ciao Claudio! Claudio! Buon Ciao Francesco! pomeriggio! Oh, ciao! Abbiamo vinto la Coppa Covid! Lo so. Io mi ricordo ancora, Francesco, scusami, questa te la devo dire, Sì. che quando hai detto non torno allo stadio da non so quanti anni e mi vado a vedere Genoa-Lazio. E abbiamo pure Ed hai perso. preso pure una bella sveglia. Ma com'è successa sta cosa, Francesco? Ma guarda, Non è strano così. perché quella partita, tra l'altro, Onofri sicuramente l'ha vista, abbiamo giocato anche bene, Sì. abbiamo perso 3-2, ma c'era una squadra in ripresa comunque, No, no, perché Genoa un è bel tornato Genoa, un riprendente. bel Genoa, un bel, devo dire la verità. Era un bel Genoa, abbiamo perso 3-2, tra l'altro con quella che in quel momento forse era la squadra più forte che c'era in Italia. Eh sì, in quel momento sì, in quel In momento quel sì. momento la Lazio era veramente una macchina. Oh, adesso lo sento meglio, Francesco. Quindi Francesco, abbiamo c'hai il perso, mi ricordo pianoforte a che c'è il pianoforte a pur avendo portata di perso, mano? i giocatori sono andati sotto la curva del Genoa e li Sì, abbiamo sì. applauditi tutti perché il calcio è fatto di sconfitte, di vittorie, dipende come perdi. La partita il Genoa ha giocato bene, quindi abbiamo perso, ma abbiamo giocato, come dire, abbiamo onorato la partita, ecco. Sì, era febbraio, no? Se non sbaglio, era proprio. Sì, era, sì, diciamo era a metà febbraio perché poi la Lazio gioca con il Bologna 2-0 la vittoria e poi si è fermato Sì, tutto. poi fermarono tutto, Sì, però sì, sì. eravamo proprio Francesco, mi al senti? confine con il lockdown praticamente. Francesco, mi senti? Ok, Sì, ti sento bene. ce l'hai il pianoforte vicino? Ah, qua adesso non ce l'ho Una purtroppo. chitarra? Non sono a casa mia, per Ho quello che non capito, Francesco, ma uno come te so. la chitarra ce la dovrebbe avere dietro proprio al posto Ma del portafoglio. io sono un pianista, È un insomma. pianista, Lo è un po' più so, difficile il lo so. E pianista. non c'è lì È comodo da portarselo dietro. È Ma tascabile. c'è lì una pianola, Un una cosa, non c'è niente. piano gonfiabile. Non c'è una pianoletta, E niente. purtroppo sono in casa di amici, questi non sanno Vabbè, niente. che tristezza. Francesco, ma domenica stai a Genova? Domenica questa? Perché in Via del Campo c'è una mostra fotografica che ti riguarda anche tutti i cantautori genovesi con Sì, Laura probabilmente Bomberdini. faccio un salto perché vado giù a Genova Ah, allora ci vediamo lì, Ho allora. capito, È giusto, vabbè, vabbè, ma giusto. scambiatevi i telefoni, ma che c'è, cioè, voglio dire, Ma io ce l'ho il tuo numero, Claudio. vabbè, ma datevi un appuntamento e vi mangiate pure una cosetta insieme, dai, su. Dai. Ogni tanto lo stadio si beccava. Ogni tanto con Claudio lo stadio ci si beccava quando Ah sì, andavo sul eh stadio. sì, Poi infatti. abitando un po' lontano, negli ultimi periodi Ragazzi, preferivo venire da casa. vi mette paura questa Sampdoria, Claudio Nofri? Ma è una squadra che sicuramente ha fatto un mercato che nessuno si aspettava, sinceramente, perché insomma c'erano molte critiche, molte polemiche riguardo soprattutto la dirigenza, il presidente, e invece secondo me con i vari Candreva, Keita, oh! insomma, Keita, sì, no, io credo che abbiano. Certo, c'è sempre un po' il problema là davanti che, sai, Quagliarella qualche annetto, non Eh beh, come sì. te, però insomma Ce n'ha ci sta 37 arrivando. dell'83, Quagliarella. E allora ecco, quella forse la problematica maggiore, però devo dire la verità, l'ultima partita Ranieri ha riportato
la squadra ai livelli del pre-Covid, diciamo così, o appena ricominciato il campionato, dove insomma con questo 4-4-2, per usare dei numeri, è veramente una squadra molto organizzata, quadrata e che riesce comunque a ottenere quei risultati che penso siano meritati da un punto di vista appunto del valore della rosa stessa. Ecco, c'erano molte polemiche, come dicevo, ma al di là della partenza di Linetti, insomma, non è che sia Colley è rimasto, per cui mi sembra che sia una squadra tra virgolette pericolosa. Ecco, forse il modo di giocare è più propenso per una partita in trasferta, anche se adesso trasferta in casa praticamente Eh non beh, insomma, ormai è la stessa vuol cosa. dire molto, molto meno rispetto alla realtà normale, però insomma è una squadra che l'anno scorso in qualche maniera ha un po' deluso mediamente durante il campionato, perché poteva fare qualche cosina di più, insomma, ecco, e adesso si sta riprendendo piano piano da un inizio invece che aveva confermato le problematiche passate, insomma. Francesco, secondo te il campionato è falsato con queste, con Ma tutte io queste. sono d'accordo con Sì. Onofri perché ho visto la Sampdoria sia a giocare in casa col Benevento che ha aperto 3-2 e poi ho visto quella con la Fiorentina e ho visto un'altra squadra completamente, cioè, a parte l'innesto di Candreva, che Candreva è un giocatore che lo sente in campo, si fa sentire, e poi ho visto una squadra veramente organizzata, quadrata, cioè, la Fiorentina non è quasi mai entrata in partita e la Sampdoria ha vinto meritatamente anche. Sì, il primo quarto d'ora Sì, il forse. primo quarto d'ora Ah. erano un po' così, poi hanno trovato il bando del gioco e la Fiorentina ha fatto ben poco, ecco. È vero, sono convinto appunto di questo, perché è chiaro, Non è una abbiamo squadra ancora che. visto Keita. Esatto. No, ma ti ripeto, un mercato secondo me interessante, ecco, che nessuno si aspettava, no, Francesco, perché Io diciamo, anzi mi queste aspettavo quest'anno una polemiche. Sampdoria tra le pericolanti e con la Fiorentina ho visto una squadra che invece può ambire molto più in alto che la Poi è rimasto Sampdoria. anche Ramirez, cioè voglio dire che era, se Poi, sembrava ormai ecco, accasato è a un altro gran Torino, che giocatore. Ma questo secondo voi, io tecnicamente. invece volevo farvi una domanda, prima parto da Francesco e poi Claudio. Insomma, tanti casi, 17 casi di positività nel Genoa. Il Genoa è costretto adesso eventualmente a giocare la prossima partita praticamente con la primavera, così ha detto il DS Fagiano. A questo punto sarebbe un campionato falsato, secondo voi? Parto da Francesco e poi Claudio. Beh, bisogna vedere innanzitutto come si evolve questa situazione della positività. Sicuramente il Genoa in questo momento è una squadra colpitissima, perché dice, quanti sono? 20 giocatori, praticamente 2/3 della rosa. Quindi le prossime partite sicuramente non sarà il Genoa il titolare, per forza, non possono giocare e quindi avremo dei problemi. Bisogna capire come evolve questo momento, cioè se si blocca lì, se questa cosa poi si espande anche ad altre società, perché purtroppo questo virus è tremendo perché si attacca con niente ed è un attimo infestare una squadra. Abbiamo visto il Genoa, è partito a Perin e alla fine erano tutti positivi. Quindi sarà sicuramente un campionato molto particolare rispetto agli altri. Claudio Sì, a Nofri, mio Claudio. avviso, ma no, a mio avviso, insomma, la domanda è: il calcio deve per forza andare avanti? Io ero Ah, quello convinto sono che sicuro. indubbiamente, prima di questi eventi, si dovesse fare questo sforzo, perché comunque trattasi anche di un'azienda, di un'industria molto importante, anche a livello proprio italiano, diciamo, al di là delle particolarità di ogni squadra. Però, sinceramente, Sì, però in ragazzi, questo scusate. momento non mi sembra che ci siano queste Allora Claudio, possibilità, scusami, ecco. voi siete, vabbè, tu Claudio sei un allenatore, un ex giocatore di Serie A, adesso commentatore, eccetera, eccetera. Francesco Baccini è un grandissimo artista, musicista, che ama moltissimo il Festival di Sanremo, no? Ve lo Sì, ricordate? come no, Ecco, sicuramente. io amo la Serie un fan del Festival di Sanremo. Sì, Ecco, quando prossimo direttore artistico, probabile, probabile. probabile prossimo direttore artistico. Ora adesso, a parte
parte gli scherzi, ma scherzo su Sanremo, no, che sul fatto che sia un grandissimo musicista. Ma il Genoa adesso recupererà a novembre la partita che non ha potuto giocare col Torino, no? Con il Torino. Speriamo che non succeda, visto che c'è solo uno slot per poter recuperare queste partite. Ma se al Genoa barra Lazio barra Juventus barra Milan eccetera eccetera accadono delle cose come sono accadute al Genoa, quando si recuperano queste partite? Infatti è un punto di domanda. Cioè, se non ci fosse stata la pausa, il Genoa sarebbe stato costretto a scendere in campo con la primavera questa domenica, questo weekend. Ma probabilmente sarà così anche a Verona. Ma vi rendete conto? Ma non è normale questa cosa, no? Cioè, scusate, Preziosi ha investito soldi, ha preso i giocatori, non può farlo e deve giocare con la primavera. Ma ti parlo di Preziosi come altri. Ma se succedono altri casi, bisogna rivedere un attimo questo protocollo, oppure bisogna studiare qualcosa. Non lo so, perché non è possibile. Francesco, che ne pensi? Ma uno slot mi sembra una roba ridicola in un momento come questo, che non sappiamo assolutamente nulla di quello che potrà succedere tra qui a 20 giorni. Come puoi pretendere che una squadra abbia uno slot in tutto il campionato? Cioè, perché ci sono gli europei, capito? Sì, ho capito. Però l'ipotesi playoff vi piacerebbe, Claudio e Francesco? Prima Claudio Novi e poi Francesco. Io ripeto, stavo concludendo il discorso su questo calcio che deve andare per forza avanti. È un punto di domanda. Per me è difficile sostenerlo quando i canoni principali sono solo interessi economici e finanziari, che ovviamente sono importantissimi in un'azienda. Però è in un contesto che originariamente si basa su passione, su sportività, su tante altre cose, e porre delle regole che si limitano a considerare solo numeri e non risoluzioni basate sull'analisi di un'emergenza che non ha uguali nella storia, non solo calcistica, risulta secondo me una strategia, come dire, forzata, che può far saltare il banco e allontanare per sempre, è questa chi ha il ruolo più importante di questo sport, che perché questo, c'è un disamoramento rispetto a queste decisioni che a mio avviso va considerato, perché è impossibile. Io penso che anche la partita con il Napoli non doveva essere fatta, ma insomma c'è un discorso, stiamo scherzando, ma c'è anche solo per un fatto, no? Allora, la squadra è dovuta stare fino all'una e mezza a fare dei tamponi, è dovuta partire alle 7 del mattino, la partita è stata spostata solo di 3 ore invece che alle 3, alle 6. Allora, se tu sei responsabile, ha preso pure una brutta sconfitta, parliamoci chiaramente. Cioè, sì, ma voglio dire, anche gli asintomatici mi dicono qui, i virologi di Genova e dappertutto, che comunque hanno delle sensazioni, oltre che emotive da un punto di vista negativo, ovviamente, ma anche proprio un leggero appiattimento delle energie, no, eccetera. E quindi voglio dire, secondo te c'è un equilibrio tra una squadra che è già più forte del Genoa, questo fa parte della realtà sportiva, ma insomma voglio dire, se sei faccio sempre questo esempio, no? Fosse responsabile il Genoa perché dice si sono stirati contemporaneamente prima di andare a Napoli 10 giocatori mentre facevano allenamento, allora cambiate preparatore atletico, oppure il segretario ha sbagliato a prendere i biglietti dell'aereo, non sono potuti partire sabato e invece sono partiti alle 7 del mattino della domenica, e allora cambiate il segretario perché ha sbagliato. Ma qui è un'emergenza, diciamo così, che non è per la quale non c'è nessun tipo di colpa da parte delle società, e allora secondo me questo campionato va rivisto in qualche maniera, ma non steso come invece si sta vedendo, perché c'è ovviamente una disparità, e vedremo poi eventualmente se ci sarà disparità anche delle decisioni prese, come dicevate voi, per esempio sulle grandi allora si decide in una maniera, su quelle più piccole in un'altra, e questo sarebbe un aggravio di tutto, ma io sostanzialmente questo campionato onestamente non vedo come si possa continuare in questa maniera. Francesco Baccini, favorevole ai playoff eventuali? No, assolutamente no. Ma lo so, ma quale alternativa c'è, Francesco? Scusami. Purtroppo non ce ne sono, ma come dire, nel mio lavoro, i concerti,
praticamente si possono fare, ma non so, in un teatro da 600 persone ci deve mettere 100 persone. Francesco, sì, questa cosa pure a me. Economicamente non... è un disastro per tutti. Non è possibile, sì, è vero. Cioè, alla fine dobbiamo fare i conti con questa malattia di cui si sa ben poco, perché continua comunque a fare, non dico vittime, perché i morti per fortuna sono pochi, però i contagiati ogni giorno aumentano a dismisura. E comunque anche gli asintomatici, secondo me, delle ripercussioni ce l'hanno a livello di giocare una partita di Serie A. Ma abbiamo visto il Genoa col Napoli, nel primo tempo ha giocato, nel secondo tempo non sono neanche entrati in campo, camminavano in campo. Ora, ok che il Napoli è più forte, ma vedevi proprio fisicamente che il Genoa camminava, non ce la facevano. Abbiamo fatto 5 gol in un quarto d'ora, cioè, ora va bene tutto. Ma ti dico, nella partita Genoa-Crotone, che abbiamo vinto 4-1, io avevo notato una cosa, che Perin lo vedevo sottotono e ho detto, ma è la prima volta che Perin non è il migliore in campo. Aveva fatto un paio di uscite strane, ma lo vedevi che era stranito. Dopo due giorni viene fuori che era positivo. Quindi probabilmente l'asintomatico magari non c'ha la polmonite, non c'ha, sicuramente non è in grado di fare una partita di calcio di Serie A, cioè. Anche perché, per esempio, io ho letto che tanta gente che ha avuto il Covid, anche se poi è diventato negativo, ha addosso sempre un senso di spossatezza, di stanchezza. È proprio un sintomo questo. Ora, un atleta che deve giocare a livello professionale un campionato di Serie A, ma prima che torni in forma, bravo, Dybala, cioè Dybala è mesi che è positivo. È stato tanto tempo, sì, è vero. Ci sono stati casi di giocatori anche di 40 giorni, mi sembra, addirittura Dybala. Positivo asintomatico per tanto tempo, sì, vero. E quindi come puoi immaginare o ipotecare un futuro di una roba che non sai esattamente che conseguenze può avere? Il Genoa, il caso Genoa ha praticamente aperto uno squarcio mondiale, perché c'è l'unica squadra nel mondo che abbia questo numero di positivi tutti insieme, però è una realtà, non puoi far finta che non ci sia. Tra l'altro anche altre squadre hanno giocato tutti, magari uno o due, però è un attimo poi allargare. Ma adesso il Milan e l'Inter sono in quattro, cioè voglio dire, stanno aumentando. Aumentano. Ecco, io... ragazzi, esatto. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, ma io vorrei chiedervi il pronostico. Il pronostico? No, aspetta, allora, aspetta. Adesso lo scudetto, no? Aspetta, che calma, qua calma. C'è una prassi. C'è il pathos. Vediamo lo scudetto. Si ferma. Aspetta, Francesco. Aspetta, che deve partire la sigla. Sigla. Vai. Il pronostico di Francesco Baccini, quarta classificata. Quarta classificata, il Milan. Terza classificata. Terza classificata potrebbe essere, secondo me, se la giocano tra Inter e Lazio. Una ne devi dire. Facciamo Lazio, Inter, Juve. Allora, seconda classificata. Inter. Prima classificata. Juve. Bene, adesso lo facciamo fare. Hai dimenticato qualcuno, Francesco, mi sa. Mi sa pure a me. Guarda, personalmente. Aspetta, Claudio, che c'è la sigla. Sigla. Mi sono clamorosamente dimenticato l'Atalanta, che è un rullo compressore. Quindi almeno quarta l'Atalanta. Allora ascolta, un attimo, oggi siete indisciplinatissimi. Calma. Allora, lo vuoi rifare? Allora rifaccio. Allora aspetta. Sigla. Vai. Guarda Atalanta. Aspetta. Il pronostico di Francesco Baccini, quarta classificata. Quarta l'Atalanta. Terza classificata. Terza la Lazio. Seconda classificata. Inter. Vince lo scudetto. La Juventus. Grande Francesco. Grande Francesco. Facciamo ripartire la sigla per Claudio.
Eccola. Un attimo, sta arrivando. Il pronostico di Claudio Onofri, quarta classificata. O Lazio o Napoli. No, Cla. Ma che sei proprio ma che sei l'ultimo dei democristiani? No, perché adesso il rapporto di forze si è appiattito. Una. Veloce. Una. Lazio. Terza classificata. Atalanta. Seconda classificata. Inter. Vince lo scudetto. Juventus. Vi ricordo che tutti questi pronostici che stiamo facendo con tutti i nostri ospiti li trovate sulla pagina YouTube di Città Celeste, quindi sulla, insieme anche a tutti i nostri podcast e di tutti gli interventi che vengono fatti qui in televisione. Andate su YouTube, sulla lente di ingrandimento, scrivete Città Celeste e ci sono i Città Celeste e troverete ovviamente tutti questi podcast brandizzati, ovviamente anche Radio 6, visto che stiamo andando in onda soprattutto su Radio 6. Allora, che altro volevo dire? Ma perché vi siete scordati il Napoli? No, io me lo sono scordato. Napoli è una delle quattro papabili, però in questo momento io la metto lì, può essere a pari merito al quarto posto. Okay. Diciamo che Lazio e Napoli secondo me si equivalgono. Va bene ragazzi, sì. Francesco Baccini, grazie. Grazie Francesco, buona serata. Grazie, stai bene. Claudio Onofri, grazie Claudio. Grazie a voi. Tutti a Via del Campo allora. Tutti a Via del Campo domenica a vedere foto delle donne nude. Non è vero. Ciao a tutti. Ciao Claudio, ciao. Un abbraccio. Vieni alla regia.